Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Riccardo Guarnieri, un nome che non ha bisogno di presentazioni per i fan del trono over di Uomini e Donne, è stato uno dei protagonisti più discussi e seguiti. La sua storia d'amore turbolenta con Ida Platano ha tenuto incollati milioni di telespettatori, e non meno chiacchierata è stata la sua relazione con Roberta Di Padua, oggi legata sentimentalmente ad Alessandro Vicinanza. Negli ultimi tempi però, le voci su un possibile ritorno di Riccardo nel celebre dating show di Maria De Filippi si sono affievolite. Sembra infatti che l'ex cavaliere abbia deciso di voltare pagina e di non tornare più in studio, scegliendo di dedicarsi a una vita lontana dai riflettori. A quanto pare, Riccardo non solo ha abbandonato il mondo televisivo, ma ha anche cambiato completamente rotta nella sua carriera. Da un anno circa, infatti, avrebbe intrapreso una nuova avventura lavorativa come cameriere, o forse sommelier, in un ristorante stellato nel cuore del Salento. La notizia è stata supportata dalle testimonianze di persone che hanno avuto modo di incontrarlo nel locale. Secondo queste fonti, Riccardo si distinguerebbe per la sua professionalità e gentilezza, caratteristiche che hanno colpito non solo i clienti, ma anche chi lo conosceva solo come ex operaio e volto televisivo. Anche se non è chiaro se stia svolgendo il ruolo di cameriere o sommelier, è evidente che Riccardo ha trovato una nuova dimensione in questo contesto lavorativo. Non solo la carriera di Riccardo ha preso una svolta, ma anche la sua vita sentimentale sembra essere in una fase molto felice e stabile. L'ex cavaliere è stato avvistato di recente a cena in un ristorante di Cisternino, in provincia di Brindisi, in compagnia della sua compagna e della famiglia. La donna, una mora affascinante con cui è stato visto già un anno fa, pare abbia conquistato il cuore di Riccardo. La cena non era solo un incontro romantico, erano presenti anche la madre, la sorella e il nipote di Riccardo, segno di un legame forte e di una relazione che sembra aver già superato il test della presentazione in famiglia. Chi sperava in un ritorno di Riccardo a Uomini e Donne dovrà quindi rassegnarsi. Che ne pensate? Ha fatto bene Riccardo ad allontanarsi dal mondo televisivo? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!